Questo dipinto rappresenta la quintessenza e il simbolo per eccellenza delle ossessioni di Salvador Dalí. È sconcertante e seduttivo, intenso e geniale, ma anche molto delirante. Si tratta dell'opera che il pittore stesso commentò di più nel suo libro La vita segreta di Salvador Dalí, pubblicato nel 1942. L'artista dipinse il quadro nel 1929, a fine estate, dopo aver trascorso alcuni giorni con Gala Éluard, moglie del poeta Paul Éluard, tra i maggiori esponenti del movimento surrealista. Gala, con suo marito e insieme ad altri amici artisti, andò in visita nella tenuta di Dalí presso Cadaqués, nel sud della Spagna. Tra lei e il pittore spagnolo vi fu subito un irresistibile colpo di fulmine, tanto che questa decise di rimanere con Dalí e far ripartire il marito, da solo, alla volta di Parigi. Sarà l'inizio di un rapporto fatto d'amore, di sesso, di creatività e di eccessi che durerà ben 53 anni. Come potrete intuire, anche solo dal titolo, l'opera ha diverse implicazioni sessuali confermate dalla presenza piuttosto esplicita di simboli fallici. Dal pistillo della calla a destra alla lingua rossa del leone africano nel centro del dipinto. Attira inoltre l'attenzione la coppia in alto a destra, di cui vediamo solo il volto di profilo della donna e che sembra voler richiamare a un atto di fellazio. In questo dipinto ritroviamo tutti gli elementi che contraddistinguono l'arte di Dalí, a cominciare dai paesaggi della sua infanzia. Per lo più spazi desertici, in cui manca totalmente la vegetazione. Ma qui c'è anche Gala, la donna che, dopo averlo conosciuto, scelse di rimanergli accanto per sempre. Lei, per l'artista, sarà una musa, un amante, una madre e una figura molto importante per la sua carriera e per il suo successo. Il centro del quadro è occupato da un volto di profilo, rivolto verso il basso, con una palpebra chiusa e l'enorme naso a punta appoggiato al terreno. Al viso è attaccata una cavalletta gigante che ha il ventre ricoperto di formiche. Insomma, una vera immagine delirante. Il surrealismo, a cui l'opera fa riferimento, fu un movimento culturale che all'inizio del XX secolo coinvolse tutte le arti, ponendo al centro della sua poetica l'inconscio, il sogno, il delirio e l'allucinazione, e da lì elaborò un sistema di produzione artistica cosiddetto paranoico-critico, che il pittore descrisse come un metodo spontaneo di creazione irrazionale, basato sull'associazione di elementi, immagini e forme apparentemente senza senso. Da lì fu anche questo, delirio, follia e voglia di stupire. Un artista anche nella vita, per come si poneva con le persone, a partire da quei curiosi baffetti all'insù. Artista sempre, insomma, e non solo nelle sue bizzarre opere. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!